pomeriggio e ben ritrovati, come ogni lunedì, spazio dedicato al mondo dei motori, oggi puntata ricchissima. Speriamo che sto click arrivi presto. Da Bus Sport del lunedì, che è la cosa più bella del mondo. Il momento giusto non esiste mai. E incontrarti con il tuo fratello in pista è perché una cosa che dice... Valentino Rossi dalla Formula 1 alla Ferrari, ma la Ferrari è una casa e quindi continua ad esserci. Leclerc, tanto è mio amico, come faccio il tifo per lui e per... 75 anni di storia non li puoi cancellare, la Ferrari ha 75 anni di storia. Che chiunque lavora in Formula 1 a un certo livello sogni poi di andare a lavorare in Ferrari. Per vincere nel motorsport servono tre cose: soldi e fortuna. Secondo me, io sono convintissimo che questi ragazzi non gliene frega di vincere, non gliene frega un cazzo di vincere. Non ha... Alonso, devi sparargli per farlo, sì. Tommaso. Vabbè, quindi... certo. È stata una vergogna in generale. Anche voi siete un bel branco di matti. Sì. Che cazzo, eh? Benvenuti a Ultimo Giro, il programma di approfondimento sui motori che fa tutti i lunedì dalle 14 alle 15. Oggi con noi mancherà purtroppo Giovanni Messi perché praticamente aveva un impegno, ma andiamo subito a presentare i nostri ospiti. Ciao Davide. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E con noi ci sta anche un grandissimo ospite che hai contattato tu, Davide, no? Sì, ci sarà Sabo Sardina di Motorbox e da qualche tempo anche su Gazzetta. Ciao Salvo. Ciao Antonio, ciao Davide. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera. Dicevo, mancherà Giovanni, mentre Filippo per problemi di connessione si connetterà a breve perché ha avuto dei problemi. Quindi cominciamo subito noi e direi di cominciare subito con la Ferrari che praticamente a breve verrà presentata, no? Verrà presentata a San Valentino come avviene quasi ogni anno. Il 13 febbraio. Il giorno prima di San Valentino, esatto. E quindi cosa vi aspettate voi da questa Ferrari? Davide? Deve essere una rivoluzione, perché ragazzi si deve ripartire da un foglio bianco dopo due anni fallimentari, le precedenti Wing Car hanno illuso, specialmente ovviamente l'F175, l'erede ha vinto una gara a sorpresa con Sainz, interrompendo la striscia di vittorie di Verstappen e della Red Bull, però nel complesso è arrivata terza nella classifica costruttori, è vero che sono stati 3 punti di distanza dalla Mercedes, però sta di fatto che la prima stagione targata Vasseur non è iniziata la sua era nel migliore dei modi. Vedremo, perché il 95% della monoposto sarà nuova, quindi io credo ben poco agli insider in questa fase che sembrano già sapere tutto di cosa monterà questa nuova monoposto. Di sicuro avrà qualche contaminazione della Red Bull, perché Adrian Newey è stato l'unico realmente in grado di sviluppare una monoposto di altissimo profilo, ma la notizia della settimana ovviamente è il rinnovo di Leclerc, quindi direi di lasciare la parola a Salvo, che è un esperto di mercato. Ma cosa aspettarci dalla Ferrari quest'anno? Sono d'accordo con Davide, nel senso che sarà una macchina molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto l'anno scorso. Bisognerà capire, vedere se sarà abbastanza per competere ad alto livello con la Red Bull. Diciamo che il campionato l'anno scorso ci ha fatto vedere che il distacco che tutti i competitor hanno dalla Red Bull è talmente ampio che sarebbe difficile aspettarsi una lotta ad altissimo livello per tutta la durata del campionato. Detto ciò, però, quello che secondo me è lecito attendersi è una Ferrari che possa di sicuro migliorare il ruolino dell'anno scorso, possa puntare a qualche vittoria in più, possa essere più vicina a Red Bull e possa, appunto, secondo me, in maniera più convincente provare a inserirsi in quella lotta lì, cosa l'anno scorso appunto è successo molto di rado. Per quanto riguarda invece il discorso mercato, come diceva bene Davide, sicuramente la notizia settimana è il rinnovo di Leclerc, questo rinnovo di 4, 5, 10, 20, 30 anni non si è ben capito, perché poi la Ferrari di quest'anno non ha comunicato effettivamente la data di scadenza di questo nuovo accordo. Sicuramente è una notizia importante per i tifosi e anche una notizia che fa capire dove vuole andare la Ferrari, quali saranno
su chi si costruirà il futuro della Ferrari. Appunto, sarà ancora Charles Leclerc, e penso sinceramente che per la maggior parte degli appassionati sia una buona notizia. Appunto, parlavamo di Leclerc che ha firmato questo rinnovo di contratto, un rinnovo atipico per la Ferrari, perché probabilmente da quello che si legge è il rinnovo più lungo nella storia della Ferrari, nessuno mai aveva firmato un contratto così lungo, nemmeno Michael Schumacher. E poi si è vociferato di varie, non so se tu Salvo ci puoi dare qualche notizia in più, si è vociferato di varie clausole, anche di una scappatoia nel caso in cui la macchina non fosse competitiva nei prossimi anni, hai anche tu qualche conferma in tal senso? Ma guarda, qua non è questione di conferma o non conferma, secondo me parlare di durata del contratto in questo momento, anche considerando quello che ha fatto la McLaren con Lando Norris, potrebbe indurci in errore. Cioè, quello che noi ci dobbiamo domandare è come mai la Ferrari, ma poi anche la McLaren, non hanno dato una data di scadenza certa. E questo evidentemente perché da un lato i contratti che sono stati firmati in questa settimana sono dei contratti che hanno una scadenza piuttosto lunga, ma dall'altro evidentemente forse mi viene da pensare che neanche loro sanno di preciso qual è la scadenza. Vengo a spiegarmi, perché è chiaro che la scadenza la Ferrari, la McLaren nel caso di Norris la sanno bene, però quello che c'è da dire, c'è da aggiungere, forse un po' una novità, un trend nuovo rispetto a quello che si è visto negli anni scorsi, è appunto l'inserimento di eventuali clausole che possono liberare i piloti, clausole a favore dei piloti e non a favore della squadra, possono liberare i piloti nel caso in cui ci sia una macchina non competitiva. Potrebbe succedere sicuramente a partire dal 2026, dove si ripartirà tutti quanti da un foglio bianco, e quindi immagino che sia Leclerc ma anche Norris abbiano voluto mantenersi un margine diciamo operativo per liberarsi eventualmente da una gabbia per quanto dorata nel caso in cui appunto le macchine del 2026 non andassero bene. Quindi quello che possiamo dare per certo è che Leclerc sarà in Ferrari fino al 2026 compreso, dopodiché il contratto di sicuro va oltre il 2026, alcuni dicono 28, altri dicono 29, però è abbastanza probabile che dal 27 in poi ci sia per Charles la possibilità di liberarsi nel caso in cui la macchina non vada forte. Non raggiunga determinati obiettivi, determinati risultati che saranno stati sicuramente inseriti nel contratto. Certo. Appunto si parlava di Leclerc, però se c'è un Leclerc che tra virgolette ha delineato il proprio futuro, chi non ha delineato il proprio futuro è invece Carlos Sainz, che per il momento non ha ancora rinnovato. Ci sono le ombre di Audi, tra l'altro ha anche ammesso, no, che praticamente che in famiglia si parla di Audi, perché comunque il papà corre per Audi, e quindi praticamente si è parlato di queste evenienze. Potrebbe essere tra virgolette, si è parlato anche della possibilità di un rinnovo più breve rispetto a quello di Leclerc, proprio per permettergli eventualmente di scegliere in futuro di andare in Audi o meno. Davide? Vado io? No, vai Davide, poi tu. Scusa. Allora, okay. Ragazzi, voi, chi ci segue sa il mio giudizio su Sainz. Per me è un pilota che oramai compirà 30 anni nel 2024. Va bene la vittoria di Singapore, che secondo me è stata realmente l'unica della sua carriera, perché Silverstone è stato un regalo del muretto capitanato da quel gran genio di Rueda, ma nel complesso è un pilota da midfield. Questa è la mia. Io già non amo i passisti in generale, poi per di più Sainz, salvo veramente qualche luce in questo percorso, non ha dimostrato negli ultimi due anni, credo, di poter essere una prima guida, cosa che vanta o spera di ottenere. L'ambizione è lecita, però poi il suo atteggiamento, anche le contestazioni sulla monoposto, che teoricamente, stando anche a quello che ha dichiarato suo padre, la SF23 era stata costruita anche sulla, almeno una prima parte di stagione, sulle sue caratteristiche di guida. Quindi ci sta che la Ferrari possa confermare questa coppia, però si sta anche un po' guardando intorno in chiave futura, perché se Leclerc è un punto fermo, tra l'altro prodotto dell'Academy della Ferrari, ricordiamo che Sainz è un po' il rifiuto della Red Bull, perché con tutto il rispetto per Sainz, se fosse stato un pilota di straordinaria qualità, in questo momento siederebbe al fianco di Max Verstappen, avendo debuttato insieme, tra l'altro in Toro Rosso, e invece ha fatto un percorso diverso, passando per Renault, e comunque riuscendo solo a portare a casa un mesto settimo posto, no? Salvo in questa scorsa stagione.
Sì, diciamo che il tuo giudizio è sicuramente severo, però mi verrebbe a dire severo ma giusto, nel senso che anch'io non vedo Sainz come un potenziale campione del mondo. Poi, per carità, la Formula 1 ci insegna che con la macchina giusta e con un pilota compagno di squadra non particolarmente competitivo, appunto, il titolo è sempre possibile. No, l'anno scorso, per intendere, cioè, avrebbe vinto Perez se al posto di Verstappen non ci fosse stato Verstappen, ma appunto un altro pilota meno bravo di Perez. Quindi il giudizio su Sainz tendenzialmente quello. Detto questo, però, io sono un po' più morbido, nel senso che credo che sia comunque un buon pilota, un pilota che si innesta bene in quello che è l'universo Ferrari in questo momento, un pilota che si presenta bene, che parla bene, che ha appunto un background di un certo tipo, è nato e cresciuto nel mondo dei motori, ha un papà che è una personalità molto importante, e credo che insomma la Ferrari farebbe comunque un errore a non rinnovare il contratto quantomeno per almeno il 2025 e credo a questo punto anche il 2026. L'impressione è quella là, si andrà probabilmente verso un biennale che comunque per Sainz è un risultato secondo me importante, soddisfacente, cioè alla fine parliamo di un pilota che avrà guidato per la Ferrari per almeno 6 stagioni, che è arrivato nel 2021, a fine 2026, saranno 6 stagioni, e parliamo di un pilota che però allo stesso tempo non avrà lo stesso trattamento che ha ricevuto Charles Leclerc, quindi è evidente insomma che la Ferrari stia puntando più in direzione Leclerc, da capire se questo però non possa essere nei rapporti interni tra i due quest'anno e anche eventualmente il prossimo quando dovesse rinnovare un eventuale ostacolo, perché comunque già l'anno scorso qualche frizioncina c'è stata. Assolutamente. Tra l'altro vedo che praticamente c'è anche con noi il nostro Filippo Gherardi, quindi lo inserisco nella diretta. Ciao Filippo! Eccolo! Ciao ragazzi, ciao. Ascoltavo. Buongiorno anche a Salvo. Ciao Salvo, ben ritrovato Filippo. E grazie ciao. Naturalmente per la disponibilità. Scusate il ritardo. Si parlava di chi? Di Sinner? Di chi stavamo parlando? Ah, ok, no, perché io continuo a sentir parlare, a parte apprezzo che Davide Russo nella prima diretta dopo il rinnovo di Leclerc comunque si scagli ancora e comunque contro Carlo Sainz, cioè Russo è la coerenza fatta giornalista automobilistico, cioè Russo anche dopo Singapore si è comunque permesso il lusso di criticare Carlo Sainz e lo fa anche qua, cioè parliamo di Charles Leclerc, io però realmente scherzi a parte ragazzi, innanzitutto vi chiedo scusa per il ritardo, secondo poi non ho fatto a caso la battuta di Sinner perché stamattina, in realtà già ieri sera siamo abbondantemente andati a letto e stamattina ci siamo abbondantemente svegliati con la convinzione che lo sport italiano, non il tennis italiano, abbia trovato un nuovo eroe a tutti gli effetti, no? C'è chi ha paragonato Sinner a Schumacher, Tomba, Coppi, Bartali, questo può diventare veramente uno dei più grandi di tutti, ecco. Faccio il parallelismo Sinner-Leclerc, a parte che Sinner ha 4 anni in meno di Leclerc, ok, però 4 anni fa, e forse anche qualcosa meno, in tanti si proiettavano su Charles Leclerc allo stesso modo, cioè ragazzi abbiamo trovato il nuovo manifesto dell'automobilismo made in Italy, anche se di fatto non parlavamo di un pilota italiano, sì, era ragione il Garru che mi commenta Schumacher era tedesco, ma chiaramente Schumacher è diventato un simbolo dello sport italiano, trionfando con la Ferrari, è logico che so che Schumacher non era italiano, così come so che Charles Leclerc non è italiano, però Ferrari è dozzinalmente il concetto automobilistico sportivo per eccellenza del nostro paese. Allora io mi dico, se ad oggi Leclerc dopo 4 anni, dopo 3 anni, dopo queste stagioni alla Ferrari non ha mantenuto le aspettative che tanti quando aveva gli anni di Sinner riponevano in lui come nuovo potenziale simbolo di una parentesi importante dello sport italiano, è perché probabilmente qualcosa non è andato nel modo in cui si sperava. La macchina non è stata competitiva, avete pienamente ragione. Non c'è stato grado di combattere e di duellare con chi di fatto questo regolamento attuale l'ha interpretato meglio di chiunque altro, vale a dire Red Bull, Verstappen e Adrian Newey, però io credo, e vi lancio subito la mia provocazione, io credo che quello di Leclerc sia uno dei rinnovi meno
legittimi nella storia della Ferrari, cioè piloti più forti e che hanno dimostrato più del Monegasco in passato non hanno ottenuto lo stesso trattamento. Io credo che Leclerc abbia rinnovato, poi chiederò a Lumi, a voi, se si è capito bene fino a quando, perché ho letto di clausole in base al rendimento a livello della Ferrari, se no Leclerc già dal 2026 probabilmente potrebbe andarsene. Chiedo Lumi a voi, cioè secondo me in questo momento Leclerc e la Ferrari hanno deciso di continuare insieme per mancanza di alternative credibili sia da parte dell'uno che da parte dell'altra. Antonio Russo. Ragazzi, solo una cosa, è stato svelato il nome della nuova Ferrari, SF24. Ah, beh, strano. Grazie, che Davide. Che sorpresa. Vai, originale, vai. Antonio, che ne pensi? Tra F allora, e SF. Sono troppo pungente anch'io con Leclerc come abitualmente lo è Davide Russo con Sainz, oppure ho ragione? Cioè, io credo che questo, cioè, considerando chi non è stato rinnovato in passato nel rapporto pilota scuderia con la Ferrari, cioè Leclerc meritava meno di tanti altri, eppure l'ha ottenuto un rinnovo. Allora, cioè, Leclerc di questi anni in Ferrari è un bilancio secondo me non sufficiente per quelle che erano le aspettative. Dipende dalle situazioni che si sono venute a creare in passato e quelle che si sono venute a creare oggi. Il fatto è questo: per esempio, quando ad Alonso non venne rinnovato il contratto era perché dopo anni in cui praticamente si era perso il mondiale sempre all'ultima gara o comunque le cose non erano andate bene, c'era l'opportunità di prendere Vettel che si liberava dalla Red Bull e quindi in quel caso lì non potevi tenere due galline. Allora mi dai ragione, è mancanza di alternative, quindi hanno continuato per mancanza di alternative. Anche questo, assolutamente. Con Vettel, per esempio, è successo che Vettel è stato mandato via, tra virgolette, perché avevi un pilota che aveva una certa età, che doveva vincere subito, e loro sapevano, visti anche quello che era successo con lo scandalo della benzina, là, sapevano che praticamente... come? Dieselgate, come ti riferisci? No, il Dieselgate è delle macchine. Ah, okay. Il termometro, ragazzi. Del pescaggio, okay, della benzina, che c'erano, non è mai stato chiarito cosa fosse, però praticamente con quello che è successo in Ferrari, comunque si sapeva che almeno l'anno dopo sarebbe stato uno scempio, la Ferrari decise di non rinnovare Vettel, perché Vettel praticamente voleva giustamente vincere subito, comunque avere una macchina competitiva, e non l'avrebbe avuta in Ferrari almeno per i prossimi 2-3 anni. Dall'altro lato, per quanto riguarda questo accordo con Leclerc, allora, secondo me, se dall'altro lato si liberava Verstappen e iniziava a mandare messaggi d'amore alla Ferrari, un po' come fece Alonso qualche anno fa, probabilmente la Ferrari lì un pensierino ce lo faceva a mettere sotto contratto Verstappen e a mollare Leclerc. Ma nel momento in cui Verstappen praticamente è saldamente chiuso in Red Bull, è l'unico che puoi tenere Leclerc, perché in questo momento qua, come abbiamo sempre detto, non c'è un pilota migliore di Leclerc in questa Formula 1, tolto Verstappen. Perché chi prendi? Norris, che non ha ancora vinto una gara? Oppure prendi, non lo so, Russell, che aveva fatto ben sperare il primo anno in Mercedes e poi il secondo anno è andato veramente malissimo, oppure investi su un 39enne, adesso non mi ricordo l'età, comunque Hamilton, che comunque ha una certa età. Cioè non ci sono alternative in questo momento qua. Leclerc in questo momento qua è il secondo miglior pilota della di questa Formula 1 qui, poi si vedrà. Sono parzialmente d'accordo, però rimanete quindi sul mio, salvo Davide, rimanete anche voi, cioè questo è un rinnovo dettato dall'esigenza di non avere altre alternative, non è un rinnovo, ok, prendiamo Leclerc perché, cioè, non è un rinnovo meritato, possiamo dirlo come stanno le cose. Ma no, è un rinnovo meritato, nel senso che secondo me Ferrari fa bene a insistere su Leclerc. Poi parliamoci chiaramente. I risultati che non sono arrivati in questi ultimi anni non sono arrivati certo, non sono mancati certo per colpa di Leclerc o per colpa di Sainz anche. Vogliamo dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Non è stata sicuramente colpa né di Leclerc né di Sainz. Quindi io credo che, come diceva Antonio, in questo momento Leclerc sia il secondo migliore interprete di questa Formula 1. Lasciamo da parte Hamilton, perché Hamilton probabilmente ha ancora qualcosa in più. Forse anche Alonso potrebbe avere qualcosa in più, ma parliamo di piloti che, per ragioni anagrafiche, non possono essere dei piloti su cui la Ferrari costruisce il futuro. Quindi ci sta che nella platea di piloti che hanno 24, 25, 26, 27, 28 anni, Leclerc sia considerato assolutamente il secondo migliore dopo Verstappen. Detto questo, come diceva Antonio, parliamo del fatto che comunque il mercato in questo momento è molto bloccato. Con un Verstappen che ha un contratto fino al 2028, con la Red Bull,
È chiaro che se tu hai in casa un pilota molto forte con cui sei convinta che potrai vincere un campionato del mondo con la macchina giusta, a quel punto cambi, sì, puoi anche cambiare, ma chi vai a prendere? Ti faccio una domanda. Chi avresti preso tu al posto di Leclerc? È esattamente quello che vi ho lanciato io, cioè nel senso, chi in questi giorni, perché la notizia è arrivata giovedì ormai, chi in questi primi giorni post rinnovo ha, tra virgolette, legittimato dicendo ah, grande Leclerc, continueremo a sognare, ma ragazzi, Leclerc a parte qualche... Ma che, quando ha fatto sognare Leclerc in Ferrari? A parte l'inizio mondiale del 2022, sì, ok, le pole position che poi sono subito naufragate. Vi ricordo una statistica che secondo me è impietosa. Il rapporto Leclerc-Verstappen, l'anno scorso Davide e Antonio se lo ricorderanno, ve l'ho citata più volte, il rapporto sportivo risultati alla mano Verstappen-Leclerc presenta un fattore che secondo me è veramente da psicanalisi. Cioè Verstappen è il pilota ad aver vinto più gare quando in pole position partiva lo stesso pilota, Charles Leclerc, cioè di tutte le pole di Leclerc, che ne ha fatte 23, giusto, in 5 anni di Ferrari, il pilota che ha vinto più volte il giorno dopo è stato Verstappen. Cioè questo è un discorso da psicanalisi, ma a parte quello, realmente Davide, cioè io non sto sognando, dici, ah vai, abbiamo rinnovato il pilota che ci farà sognare, cioè addirittura leggo questa cosa che Leclerc avrebbe applicato come se fosse veramente lo Schumacher che menzionavamo prima, questa clausola per cui se nel 2026 la macchina, cioè c'è questo riservo sulla durata del contratto, dicono che sia legato al fatto che ci sarebbe questa clausola per cui se entro il 2026 la Ferrari non arriva a essere competitiva, Leclerc se ne va. Ma Leclerc dove andava se non rinnovava la Ferrari? Perché voi vi state domandando chi avrebbe potuto prendere la Ferrari, io vi domando, ma Leclerc dove andava? No, Filippo, io sono parzialmente d'accordo con Salvo, ma anche con te. Allora, il problema serio è nato tutto da un pompaggio mediatico senza senso, cioè il predestinato, queste parole che hanno veramente fomentato il pubblico, specialmente questa nuova fascia di ragazzini che hanno iniziato a vedere la Formula 1 con Netflix, quindi c'è stato un pompaggio clamoroso. A quel punto tutto quello che ha fatto Leclerc è sembrato quasi scontato, cioè queste pole position o qualche sporadica vittoria, ma come diceva Salvo, per responsabilità però principalmente della Ferrari. Cioè il problema vero è nato dal fatto che in questo momento la rossa non può garantire una monoposto all'altezza delle sue qualità. Quindi c'è una responsabilità oggettiva della rossa e parzialmente anche di Leclerc, perché ricordiamoci che comunque qualche errorino lo ha fatto, Charles, specialmente nel 2022 quando aveva nella prima parte di stagione, io ricordo ad Imola, comunque quello era un errore pesante in quel momento col vantaggio che aveva su Verstappen. Quindi comunque sono d'accordo con te Filippo, cioè nel senso che è un pilota che ha ancora tutto da dimostrare, ma tanto, e in questo momento viene già elogiato come il nuovo dio della Formula 1. Io non credo che sia il secondo pilota più forte in griglia, francamente. Neanche io, onestamente. Cioè, detto con grandissima sincerità. Se non altro, guarda, ti dico, è in lizza per esserlo, però ragione il nostro ascoltatore, io la cosa è l'ultimo messaggio che ci è arrivato. Io la cosa che imputo maggiormente a Leclerc in negativo in questo suo primo, a questo punto, quinquennio ferrarista è l'assenza di personalità. Io ve l'ho detto già altre volte, visto che inevitabilmente se parli di Leclerc finisci col parlare anche di Sainz. Io credo che in questi anni sia stato molto più seconda guida Sainz di quanto non sia stato prima guida Leclerc. Nel senso, Leclerc non ha mai dato la percezione, almeno a me, ma non credo di essere l'unico, di essere questo capitano all'interno della scuderia Ferrari che anche psicologicamente, come lo è stato Hamilton, come lo è Verstappen, come lo era Schumacher, trascina anche caratterialmente la squadra nei momenti di difficoltà, e ho la sensazione che non lo sarà mai. È arrivato troppo giovane, ragazzi, è nato nell'FDA dopo un anno. Tra l'altro voglio fare anche una piccola citazione. Felipe Nasr, che sicuramente Salvo conosce, ha vinto ieri in Daytona, no? La 24 ore, sì, con Porsche. Felipe Nasr ha fatto una prima stagione in Sauber, che per quella che era la Sauber del tempo era quasi a livello di Leclerc, quasi, non totalmente, ma quasi a livello di regolarità, portandola spesso a fare punti o undicesimo, insomma, proprio lì in zona punti. Leclerc dopo quella prima stagione ovviamente è stato portato subito in Ferrari
da un manager molto forte. Che cosa si è venuto a creare? Che secondo me c'è anche un po' timore, Charles, di criticare la Rossi in un modo deciso. Cioè, quella personalità che tu dici, adesso hanno piazzato Arthur, il fratellino di Leclerc, che certo non è un fenomeno, a fare lo sviluppo della Ferrari. Cioè, voglio dire, si è creato un rapporto inscindibile. E poi Charles è innamorato della Rossi, lui vuole vincere con la Ferrari, ha un rapporto anche con il pubblico straordinario, e tutto questo crea pressioni fortissime. Cioè, quello che tu dici è vero, ma perché ci sono state delle pressioni mediatiche anche all'interno del box clamorose. Non è un caso che la Ferrari ha sempre avuto storicamente un campione del mondo, e per la prima volta con Sainz e Leclerc in era recente si è ritrovato con due ragazze. Assolutamente d'accordo. Intanto complimenti, veramente bella citazione anche la tua sulla gara di Daytona, che la 24 ore di Daytona che si è disputata questo fine settimana. Noi insomma qui cannibalizziamo un po' l'attenzione su Formula 1 e MotoGP, ma insomma la settimana scorsa abbiamo doverosamente aperto parlando della Dakar, parlando di Carlos Sainz. Salvo, mi spendi due battute anche te su Carlos? Voglio anche il tuo parere su Carlos Sainz. Io una settimana che sono innamorato della storia, non che non la conoscessi prima, di Carlos Sainz Senior. Visto che si parla di personalità, mi riesci a rapportare dal tuo punto di vista quella storia con quello che forse è mancato negli ultimi anni anche ai piloti Ferrari? Ma lui secondo me è un esempio clamoroso, pazzesco, difficile forse trovarne altri attualmente, di tigna, di cattiveria, di voglia di vincere, di andare oltre i propri limiti. Quindi Carlos Sainz padre da questo punto di vista è un fenomeno totale, e d'altronde non è un caso se a 61 anni, sì, 60 anni, vinci la quarta Dakar, non dico in mezzo a dei ragazzini, perché poi più o meno i rivali hanno non proprio, sì, la sua età, però sono sui ben oltre i 45 tutti i forti, no? Però comunque insomma a quell'età secondo me inizi a perdere qualcosina a livello fisico, e devi compensare con la testa. Peraltro anche qui risultato storico, poi il fatto che vinci la Dakar col quarto costruttore diverso, cioè lui hai ragione, ha anche questo record, per cui hai ragione, assolutamente un campione totale. Chissà che magari non sia lui il futuro pilota della Ferrari al posto del figlio. Secondo me lui ci starebbe anche. Beh, vabbè, risparmierebbero anche sulle modifiche a livello di merchandising, che togli un J1, esatto, Junior, è risolto. No, però penso che non avrebbe più, a parte gli scherzi, ovviamente la Dakar, per quanto estenuante, è come dicevi giustamente te, l'Herb, Peter Ancel, che è ancora più anziano, che lui non più giovanissimo, Sebastian Loeb, lo stesso Alonso, no, qualche anno fa si era cimentato. Evidentemente una gara è un progetto sportivo finalizzato a due settimane di gara, per quanto siano massacranti nell'arco della stagione, dal punto di vista fisico richiede un impegno diverso rispetto a un mondiale di Formula 1. Però Antonio Russo, a questo punto, ma innanzitutto mi confermate questa clausola sul coach? Ho letto bene, c'è questa, perché ancora sulla lunghezza del contratto di Leclerc c'è un enorme punto interrogativo, c'è chi dice fino a fine 2028, però ripeto, io in queste ore leggevo di questa clausola che lo stesso Leclerc, di cui poi tra l'altro vi ricordate si era già parlato anche in passato, sempre riferito a Leclerc lo scorso anno. Buona, così. Che aveva anche, che aveva e che ha confermato di avere anche lo stesso Verstappen. Verstappen ha messo nei suoi contratti una clausola che ogni volta che c'è un cambio di regolamento, se praticamente la macchina non dovesse essere all'altezza, lui può svincolarsi dalla Red Bull. Mi sembra che per il momento è stata quasi sempre all'altezza la Red Bull negli ultimi tempi, sì, però a parte quello un po' di paura dopo il dominio Mercedes che magari potesse, quindi è confermato, me lo confermate anche voi Antonio, Davide, cioè c'è questa clausola nel contratto Leclerc, che poi c'è questo 2026 che viene visto un po' come l'anno zero, cioè ci sarà un pre 2026, un post 2026, cioè se entro il 2026 la Ferrari non torna a essere competitiva Leclerc può andarsene, ma dove? Cioè a me sembra che lui si sia eletto in un ruolo che secondo me, per i numeri che ha mostrato quest'anno, non gli spetta, ragazzi. Cioè, se lo fa Verstappen questo discorso di sto, lui non lo accetto. Sai cosa, Filippo? Cioè, allora, la Ferrari praticamente quest'anno, se non sbaglio, raggiungerà il suo periodo di maggior digiuno dal mondiale nella sua storia, praticamente andando alla pari dell'altro suo periodo precedente, una cosa del genere, se non sbaglio. perché sono 2007, oggi siamo al 2024, quindi sono quanti anni sono? Sono 17 anni, sì, no, 27 anni, scusate, 27 anni. No, no, no,
No, sono 16 anni. 17, scusatemi, ero entrato in loop matematico. Dovrebbe essere il 2024, 17 anni, hai ragione. Il periodo di maggior digiuno, perché mi pare che la Ferrari vinse nell'83 e poi nel 99 un altro mondiale, quindi dovrebbe essere tipo il periodo di maggior digiuno senza vincere nessuno dei due mondiali. Quale di costruttori? Di tutti e due mondiali, uno dei due almeno, tra virgolette. No, quindi la Ferrari, se non sbaglio, dovrebbe essere così. Comunque, la Ferrari non vince veramente da tantissimi anni. La Mercedes invece ha vinto pochi anni fa, perché comunque ha dominato la scena fino a pochi anni fa. Potrebbe ritornare in auge, no? Fra qualche anno, magari con il cambio di regolamenti, chissà. C'è un Hamilton che non può essere eterno, che prima o poi dovrà appendere il casco al chiodo, e quindi secondo me tutto lascia pensare che qualora la Mercedes dovesse indovinare il progetto fra qualche anno e Hamilton dovesse andare via, a quel punto Leclerc sarebbe il sostituto ideale di Hamilton, perché nel momento in cui Russell è quello che abbiamo visto l'anno scorso, Russell non può essere la prima guida Mercedes. Tanto ti correggo, sono 22 anni, forse tu ti riferisci alla parentesi Jody Scheckter primo Schumacher? Sì. Quel mentale tempo, no, erano passati più anni. Dicevo quando vinsero i costruttori nell'83, mi pare hanno vinto i costruttori. No, però a livello di piloti, se consideriamo il titolo di Raikkonen, sono passati 17 anni quest'anno, in quel caso era 79 Scheckter, 2000 Schumacher, quindi ovviamente erano due anni, mancherebbe ancora 4 anni fondamentalmente, perché là erano passati 21, se adesso sono entrato un po' in loop matematico, ma i calcoli non credo di sbagliarli in questo caso, là erano passati 21 anni. 4-5 anni, giusto per distruggere definitivamente le classi. Sì. Però, perdonatemi, erano anche altre Ferrari, cioè lì c'era una rassegnazione, io ero bambino, voi forse ancora di più, cioè lì c'era una rassegnazione, spesso Giovanni Messi, che salutiamo, oggi sarebbe stato interessante pescare dall'ottimismo di Giovanni Messi, però ti dico che praticamente, allora, perché adesso stavo controllando per sfizio tutta la situazione numerica, praticamente allora, i due mondiali costruttori, praticamente, cioè il mondiale costruttore praticamente la Ferrari lo vinse a 16 anni di distanza, cioè 83-99. Certo. L'ultimo modello costruttore è 2008, quindi quest'anno sono 16 anni. Certo. Quindi se quest'anno non riuscisse a vincere un mondiale, praticamente sarebbe il periodo di digiuno più lungo nella storia della Ferrari. Nel titolo costruttori, ovviamente, perché per quel che riguarda il titolo piloti sarebbero, come abbiamo detto, 17 anni quest'anno, però Scheckter e Schumacher ne erano passati 22, quindi essenzialmente l'Izzi è 21, quindi là essenzialmente siamo un po' più longevi. E no, dicevo appunto di Giovanni Messi, così, che salutiamo, però ecco, quella era un'altra Ferrari, come spesso ci ricordava anche Giovanni Messi, no Salvo? Cioè, quella era una Ferrari con meno proseliti a livello anche comunicativi, era un po' una Ferrarina, me lo passi questo termine, cioè quella che hanno guidato Alonso, Vettel, ora Leclerc. Cioè, è sempre stata una Ferrari comunque che tutti noi mettevamo subito alle spalle dei padroni del momento, Red Bull, Mercedes, di nuovo Red Bull. Cioè, secondo me questo digiuno sottolinea ancora di più alcune mancanze macroscopiche. E io non credo oggettivamente che sia tutto e solo da assolvere Leclerc su quanto è successo negli ultimi anni. Cioè, io credo che Leclerc poteva metterci qualcosina in più. Non avrebbe vinto, ma qualcosina in più a livello numerico poteva mettercela. Ma quello che dici è vero, soprattutto sulla differente percezione che si ha della Ferrari attuale rispetto a quella degli anni, mi è da pensare, post-Prost e pre-Schumacher, no? Quegli anni di Alesi e Berger sostanzialmente, di Capelli, nice, per intenderci. Quegli anni lì effettivamente c'era appunto, come hai detto tu, una rassegnazione, no? Una consapevolezza già inizio dell'anno che comunque la Ferrari sarebbe stata lì in mezzo al gruppo a lottarsela per la zona punti e niente di più. Cosa che effettivamente in questi anni non è stata, se escludiamo il 2020, tragico, che però appunto ricordava prima Antonio, ha appunto anche delle ragioni ben precise, quell'accordo segreto famoso tra FIA e Ferrari sul motore, pseudo irregolare, non si è mai ben capito, però chiaramente sappiamo tutti di cosa sto parlando. Quindi sì, sicuramente hai ragione, cioè il fatto che la Ferrari sia arrivata a questi 16 anni di digiuno, in queste condizioni qui però, effettivamente sottolinea le mancanze della Ferrari.
sottolinea il fatto che sono stati commessi tanti errori, sottolinea il fatto che tante volte la Ferrari è arrivata ad avere una macchina che sembrava poter essere in grado di lottare e poi l'anno dopo non ha fatto quel passo. È successo nel 17, nel 18 e poi nel 19 la macchina però ha fatto un passo indietro clamoroso. È successo nel 22, dove poi forse più che essere la Ferrari a fare un passo indietro sarà la Red Bull a fare un passo avanti già da metà 22 in poi, un passo avanti pazzesco da parte della Red Bull, però effettivamente è così. Questo trend è un trend per certi versi preoccupante, per altri versi però incoraggiante, perché è vero che non stiamo parlando di quella Ferrari lì degli anni 90, dei primi anni 90, ma parliamo di una Ferrari che tutto sommato ogni anno è campione d'inverno, no? A proposito di quello che diceva Davide all'inizio trasmissione sulle news che arrivano dagli insider, i 7 decimi, il secondo migliore al simulatore, eccetera, no? Cioè, io negli anni 90 ero bambino, quindi non ricordo, però immagino che a gennaio 92, gennaio 93 non si dicesse che la Ferrari aveva tolto un secondo e mezzo al simulatore, premesso che poi il simulatore neanche c'era lì. Però ecco, ci siamo intesi. Certo, hai ragione. Permettermi, sai cosa? Certo. Prima parlavamo della Ferrari anni 90, cioè parlavamo adesso della Ferrari anni 90. Il fatto è questo: è che secondo me, cioè quella Ferrari lì era una situazione molto particolare, perché ricordiamolo, praticamente nel 1988, se non sbaglio con le date, muore Enzo Ferrari. Quindi praticamente fino all'88 c'era un modo di lavorare in Ferrari che è stato così fino all'88. E quindi quella è una Ferrari che a un certo punto si ritrova a dover lavorare in maniera completamente diversa, e un po' senza la sua guida, senza quel modus operandi lì che magari oggi sarebbe stato sbagliato lo stesso, perché era molto arcaico, no? Molto patriarcale, con Enzo Ferrari che sceglieva lui personalmente i piloti, che decideva lui tutto, tante situazioni diciamo che si erano venute a creare. In quel momento lì cosa succede? La Ferrari praticamente ha dei tecnici comunque che magari sbagliano alcune vetture, un anno con Prost addirittura si trovano a lottare per il mondiale, però praticamente comunque non arriva quello che deve arrivare, arrivano anni bui, però a un certo punto si azzera tutto in che modo praticamente? La Fiat in un certo senso scende in campo mettendo, entra Montezemolo praticamente come presidente della Ferrari, si prende uno sconosciuto, tra virgolette, Jean Todt, che probabilmente aveva lavorato nei rally fino a quel momento lì e quindi non aveva esperienza in Formula 1, ma si decide di dare tutto quanto in mano a lui, viene preso il pilota più forte del mondo, che è Michael Schumacher, perché con la morte di Senna Michael Schumacher era il pilota più forte del mondo. Viene preso e viene messo su quella macchina, addirittura a un certo punto si inizia a parlare di cacciare Jean Todt, ma Michael Schumacher dice no, Jean Todt non si tocca, altrimenti me ne vado pure io, e intorno a quello si costruisce la squadra che praticamente vincerà tutto. Invece, e ci ha messo di anni, Antonio, prima di vincere, sì, perché ci ha messo 5 anni mi pare, una cosa del genere. Sì. Questa Ferrari invece è una Ferrari di continui progetti iniziati e mai finiti, di cantieri aperti e poi lasciati così a morire, è un po' lo specchio dell'Italia, no, questa Ferrari, perché praticamente... di raccomandati, diciamolo. Anche. Arriva bene, ok, partiamo con arriva bene, grandissimo progetto, facciamo questo, facciamo quell'altro, compete, le cose, poi morto. Arriva Binotto, l'uomo scelto da Marchionne, purtroppo, secondo me lì è arrivato un altro evento tragico nella storia della Ferrari, perché la morte di Marchionne secondo me ha portato a uno stop di quella crescita che secondo me avrebbe portato Marchionne all'interno della Ferrari, perché Marchionne stava portando in Ferrari il suo modus operandi, che è un modus operandi che praticamente ha portato anche Fiat a certi livelli, dopo anni bui anche la stessa Fiat. Nel momento in cui praticamente muore Marchionne c'è di nuovo la corsa alla poltrona in Ferrari, no? Chi si prende che cosa, tra virgolette. C'è un presidente attualmente che secondo me non capisce nulla di Formula 1, perché nel momento in cui un giorno mi viene a dire che vinceremo il mondiale l'anno prossimo, no, ma lo vinceremo fra 3 anni, ma come fai a sapere fra 3 anni cosa farai se praticamente non ci sono nemmeno i regolamenti? Si può abbiamo dire fatto quasi. Il giro più veloce, te lo ricordi? Sì, cioè, ma ragazzi, vi ricordo sempre che un anno fa, no, forse qualcosa in più o in meno, perdonatemi, 14 febbraio, c'è chi ha detto che questa era la Ferrari più veloce di sempre, la Ferrari che non ha mai visto la Red Bull. Cioè, ragazzi, è ovvio, ma che siamo di fronte, cioè, l'unico momento in cui il presidente della Ferrari, cioè John Elkann, negli ultimi mesi si è ricordato di essere tale, è stato quando avrebbe ufficializzato la proposta barra ingaggio di Lewis Hamilton, quando noi per primi, ma tanti altri, penso anche insomma colleghi come Salvo Sardina, nel giro di poche ore
avevano concretamente analizzato l'irrealizzabilità di questa cosa. Quindi è evidente che siamo in mano a persone che la Ferrari la usano solo come salvalanaio per continuare a incassare soldi, ma credo che sia così, anzi metterne da parte. Se ti ricordi, noi di Tutto Motori Web avevamo fatto degli approfondimenti in tal senso, avevamo analizzato che addirittura la macchina sul passo gara, nelle medesime condizioni, si era ritrovata ad essere molto più lenta di quella dell'anno precedente, quindi c'era stata un'involuzione rispetto all'anno precedente della stessa macchina. Però scusatemi, però perdonami Antonio, stiamo un attimino, allora è evidente che la puntata di oggi, la diretta di oggi, debba necessariamente ruotare a livello Formula 1, ma in generale insomma a livello anche notizie motori, per quanto si è corsa anche la Formula E, se volete vi aggiorno, hanno vinto... Se segui te la Formula E, Salvo? Purtroppo la segui? Sì. Come purtroppo? Sì, spero. No, ma io e Salvo ci siamo conosciuti a Monaco per un E-Prix, ti ho detto tutto. Ma allora, io ogni volta che interviene qualcuno di diverso, insomma, dei nostri ospiti e dei nostri colleghi, spero che ci sia qualcuno che sostenga insieme al sottoscritto la Formula E, perché questi altri due... Antonio, Gioia e Davide, e in particolar modo Giovanni Messi, non so se conosci, personaggio dall'enorme slancio emotivo, e quando si parla di Formula E me la cassano sempre. Vabbè, questo fine settimana comunque si è corsa una doppia gara a Diria in Arabia Saudita, seconda e terza gara della stagione, ha vinto Jack Dennis, Porsche Andretti, gara 1, e Nick Cassidy, pilota neozelandese, gran bel personaggio, con la Jaguar ufficiale, in gara 2. Cassidy sta prendendo insieme a Jaguar già il largo nella classifica mondiale, però a parte questo, però ti ripeto, la diretta di oggi è evidentemente orientata intorno al discorso rinnovo di Leclerc, c'è da brindare o no? Io sono un po' più scettico, magari qualcuno di voi è un pochino più assecondante, quindi il discorso che fa te Antonio è giusto, ci sono stati momenti di Ferrari peggiori, ci sono stati momenti di Ferrari più chiari e più vincenti, quello che stiamo vivendo è un momento altalenante a livello di sensazioni, sicuramente molto caotico a livello organizzativo, però non poniamo sempre quello che è il corollario intorno a Leclerc come attenuante nei confronti di questo ragazzo. Io torno a ripetervi, credo che Leclerc in questi anni potesse fare di più e credo che questo rinnovo arrivato nelle scorse ore sia sintomatico dell'assenza di alternative. Tu prima parlavi del periodo Schumacher, Davide Russo, io mi ricordo, perché sono un po' più grande di voi, nel 1999, dopo al quarto anno di Schumacher in Ferrari, arrivato come pilota più forte del mondo, che aveva già vinto due titoli mondiali, che era evidentemente un pilota dal talento anche gestionale enorme, c'era qualcuno che metteva Schumacher sulla graticola al quarto anno. Leclerc ha fatto 6 stagioni in Ferrari e oggi c'è ancora gran parte dell'opinione pubblica che dice: è la persona giusta al posto giusto, perché se non ha vinto è soprattutto, se non solo, colpa della macchina. Allora io mi domando, ma come siamo riusciti a mettere sulla graticola in minor tempo uno dei piloti più forti di tutti i tempi, se non forse secondo me il più forte di tutti, e Leclerc continuiamo a dargli perché? Allora, perché sorride sempre, perché non dice le parolacce, perché canta l'inno italiano, perché? No, io te lo spiego così. Allora, prima di tutto Leclerc è vergine, cioè è un pilota che rispetta. È un pilota che rispetto a tanti altri che sono arrivati in Ferrari non era un rivale, cioè Alonso ha detronizzato Schumacher in Benetton ovviamente non era visto bene, no? Ricordiamo l'ingaggio era stato contestato da molti tifosi della Ferrari, addirittura nel 97, ancora prima del 99 che hai citato tu, c'era stata quella manovra ovviamente a Erez contro il figlio di Gilles Villeneuve, Jack, e lì apriti cielo, no? Sulle scorrettezze del tedesco, quindi da questo allo stesso ovviamente Vettel, che era un rivale, aveva sottratto dei titoli alla Ferrari quando Vettel era in Red Bull. In questo momento devi vedere Leclerc come non un oggetto misterioso, ma come l'elemento che in questo momento concilia con una nuova fascia di tifoseria che ama sostanzialmente questa tipologia di piloti 2.0 che passa tramite i social, è anche un ragazzo che si pone bene, simpatico, che ci tiene ovviamente alla causa di Maranello e di conseguenza non può risultare antipatico, cioè questa è un po' la situazione. La contestazione di Schumacher nasceva da un punto di vista tecnico ma anche di un giornalismo diverso, ragazzi, rispetto a quello attuale, con tutto il rispetto anche per noi stessi, ma anche dei colleghi, all'epoca c'era ovviamente una conoscenza e anche un modo di fare giornalismo diverso.
Cioè, oggi purtroppo, se si va in televisione, la voce della Formula 1 va a pompare come il venditore di pentole il prodotto Formula 1 perché deve essere visto, ragazzi, cambia radicalmente la percezione che può avere una nuova fascia di giovani. Io il campionato 99 me lo ricordo perché non sono così giovane neanche io, però sta di fatto che è cambiato tutto nell'immaginario. Detto ciò, mercato piloti, Leclerc potrebbe anche finire nell'orbita Aston Martin, perché ricordiamo che nel 2026 Aston Martin avrà motori Honda. Se tanto mi dà tanto, la Honda non rimane in Formula 1 per figurare, ma ha sempre distrutto tutti i record storici, guardiamo con McLaren, Prost, Senna, ma l'anno scorso si sono superati con il filotto di successi Red Bull, e quindi io credo che Aston Martin sarà di ottimo livello. Poi Mercedes, credo seriamente, Davide, che la scadenza credibile di questo contratto sia quella del 2026, per capire anche un po' le macchie. E ti dico, chiudo e poi passo la parola a Salvo, che Mercedes potrebbe anche lanciare, se dovesse fare subito bene in Formula 2, anche Kimi Antonelli, certo. Magari un anno in Williams e poi futuro compagno di squadra di Russell. Sono assolutamente d'accordo, e vi aggiungo una cosa e poi ti lascio a te, Salvo. Ricordo male o anche il contratto di Norris e McLaren scade nel 2026? Non è stato anche lì comunicata la data di scadenza, quindi probabilmente siamo nello stesso campionato. Allineati. Clausola d'uscita in caso di scarse prestazioni della macchina nel 2026. No, quello che volevo dire riguardo alla differenza, tu hai fatto questo parallelo tra Leclerc e Schumacher, perché con Schumacher già dopo 4 anni o addirittura dopo 2 nel 97 qualcuno lo criticò in maniera anche abbastanza negativa, e invece con Leclerc siamo tutti innamorati e nessuno osa diciamo attaccarlo. Secondo me c'è anche una questione di carattere tecnico, perché in quegli anni lì, nel 96, 97, 98, a parte c'erano dei campionati di 15 gare, 16 gare, sì, si correva la domenica, impacchettavano tutto, il martedì erano a Maranello, anzi si spostavano da Maranello, facevano pochi metri, andavano a Fiorano e stavano tutto il giorno lì a girare, tutto il giorno a girare, finché non provavano centinaia di pezzi, centinaia di combinazioni, di configurazioni, assetti, alettoni, eccetera, finché poi appunto finalmente nel 99, perché poi di fatto nel 99 la Ferrari aveva già una macchina vincente, mancò il titolo solo esclusivamente a causa di quell'infortunio lì di Schumacher a Silverstone, altrimenti sarebbe stato vinto, e probabilmente sarebbe stato vinto lo stesso anche da Irvine senza quello scempio di pit stop al Nürburgring. Lo dicevo, no, sempre se non era stato fatto apposta, visto che praticamente su Irvine un po'. Quindi, sai, era proprio diversa la Formula 1. Qua parliamo invece di una Formula 1 dove Leclerc è arrivato nel 2019, in un momento in cui la Ferrari sembrava ormai lanciata, aver ormai agganciato la Mercedes, invece hanno fatto un passo indietro clamoroso. Il 2020, quell'accordo lì con la FIA, motore castrato, macchina che non andava, sono arrivati settimi in campionato, non mi ricordo adesso, certo. Con l'ulteriore aggravante della Covid e il congelamento del motore, non si poteva più toccare, non si potevano toccare neanche le macchine, perché nel 2021 vi ricordate c'erano 2 o 3 gettoni che si potevano spendere per aggiornare le macchine. Quindi poi è vero che sono passati 6 anni, però effettivamente di anni in cui la Ferrari ha potuto lavorare liberamente sulla macchina, sulle indicazioni di Leclerc, un'altra cosa. Se posso ti aggiungo pure un'altra cosa, Salvo, se me lo concedi. Io credo che sia cambiato anche la percezione di chi la segue. A parte che la Formula 1 negli ultimi anni ha perso, almeno in Italia e in Europa, tanti ascoltatori. Poi leggiamo questo messaggio abbastanza lungo e interessante che ci ha mandato Teo 1984, che è il mio stesso anno di nascita, quindi quegli anni se li ricorda. Quando ero piccolo, al suo arrivo Schumacher aveva una macchina non molto prestazionale, ma il suo talento era immenso, non credo si possa fare un paragone con Leclerc. Sono epoche differenti, Formula 1 completamente diverse. Ma il fatto che chi come me o come voi avete visto quell'epoca sa quanto era forte il Kaiser e la struttura rossa stessa. Hai perfettamente ragione. Aggiungo una cosa: io credo che sia cambiata la percezione della Ferrari, perché se vogliamo considerare la Ferrari, volendo fare una parafrasi calcistica, la Ferrari sta alla Formula 1, dovrebbe stare alla Formula 1 come la Juventus sta al calcio, ok? Come Real Madrid può stare al calcio, cioè i grandi club di calcio paragonabili alla Ferrari. L'allenatore
o il giocatore su cui si spende e si punta molto, che dopo una stagione, due stagioni non rendono come dovrebbero alla Juventus, vengono subito messi in discussione. A metà anni 90 la percezione che arrivava dalla Ferrari era questa: se io prendo il giocatore, è successo nella Juventus con Cristiano Ronaldo, per fare un esempio più recente, se io prendo il pilota più forte o il giocatore, volendo mantenere la parafrasi calcistica, più forte in circolazione, nonostante il suo curriculum, lui in Ferrari deve fare bene. Quindi se non fa bene, puoi essere anche Schumacher, ti contesto, ok? Io credo che negli ultimi anni sia cambiata un po' la dimensione sportiva della Ferrari, la concezione sportiva. Chi segue sempre meno la Formula 1 in Italia e in Europa si è abituata, per l'astinenza di cui parlava forse anche Antonio Russo poco fa, a una Ferrari più provinciale, e allora viene giudicato con più elasticità il non risultato. Io credo, per chiudere, anche perché siamo ridendo e scherzando a meno 10 dalla fine della nostra diretta, io credo che sia questa la chiave di lettura, cioè Leclerc dopo 6 anni comunque non all'altezza delle aspettative viene rinnovato con relativa facilità, perché la gente forse si è abituata a una Ferrari che non vince più, questo è il discorso, a una Ferrari ridimensionata. Il parallelismo con Schumacher non ci sta, c'ha ragione il nostro ascoltatore, perché Schumacher è 10 anni luce oggi avanti a Leclerc, però ci sta perché ti dà la dimostrazione che a livello concettuale la percezione che arriva dall'esterno è diversa da quella Ferrari ad oggi, a quella di oggi. Il fatto è questo, che come diceva prima Salvo, secondo me forse questo era quello che voleva intendere anche, è cambiato proprio il modo di interpretare questo lavoro, cioè il fatto di essere, cioè oggi sei pilota e basta, invece Schumacher era pilota collaudatore, cioè era anche colpa di Schumacher se la macchina non andava, perché Schumacher passava tutta la settimana a Maranello, a Fiorano, a girare con la macchina e a provare la macchina. Invece cioè adesso praticamente Leclerc questa macchina ce l'ha impacchettata, gliela mettono davanti, vai, guida. Invece, però io non credo, Antonio, io sarei onestamente disonesto a livello culturale nel dirti che Verstappen o prima ancora Hamilton con le loro macchine facessero o facciano solo i piloti. Cioè io credo che loro comunque qualcosa intervengano. Cioè sai cosa? Non hanno alcun compito di sviluppo, perché praticamente cosa vuoi sviluppare? Invece prima un pilota sviluppava anche la vettura, e nel momento in cui tu vedi una Ferrari che non è capace di fare una macchina ormai da diversi anni, non puoi. È normale che l'80-90% delle colpe va a finire poi sempre sulla Ferrari. Schumacher, per esempio, nella sua epoca ha avuto delle macchine che magari non erano eccezionali, ma che comunque gli avevano permesso di lottare fino alla fine per il mondiale. Cioè, i due mondiali vinti da Häkkinen furono vinti comunque all'ultima gara, perché magari si ruppe la macchina al via, perché ci furono problemi tecnici, per carità. Però comunque vuol dire che quella macchina, quella Ferrari già era in grado di lottare almeno alla pari con la McLaren. E poi la McLaren era di un altro pianeta, e lì ci metteva tanto di suo invece Schumacher, è un altro paio di mani, per carità. Però poi un piccolo inciso, visto che siamo praticamente in chiusura, visto che non abbiamo parlato di questa cosa, questa è stata anche la settimana dove praticamente è stato annunciato la discesa in campo della Ferrari per quanto riguarda le barche, no? Quindi un'altra, onestamente io la trovo una stupidaggine, perché praticamente se la Ferrari, capisco che è l'ennesimo tentativo di fare marketing, però io onestamente al posto della Ferrari mi sarei buttato su qualche altra categoria nuova, magari non lo so, l'IndyCar, quello che vogliono loro, però praticamente cioè, fai questo da una vita, fai le macchine, non capisco cosa c'entri adesso buttarsi a fare questo. Beh, sai, è la situazione, insomma, il business che ovviamente è trasversale. Allora, siamo in chiusura, noi avremo anche un contributo, dici, lo switchiamo alla settimana, lo mandiamo oggi, quindi ti devo salutare ragazzi, perché dura 3-4 minuti, mi dicevano, giusto Antonio? Sì, dico, magari me mandiamolo e poi salutiamo tutti dopo. Assolutamente. Allora, mandiamo intanto quest'ultimo contributo, poi ritorniamo qua in studio, è il nostro collega Giorgio Bungaro, intanto stanno arrivando dei messaggi, continuate a scriverci in questo rush finale della diretta odierna, Giorgio Bungaro, che ci porta nella dimensione moto, e mandiamo. 60 anni, la prima moto nasce nel 1923, quella che vedete è un mezzo del 1936, è una R5 da corsa capace di raggiungere la velocità di 140 km orari. Aveva un telaio completamente riprogettato in tubi di acciaio ovali e un filtro più piccolo rispetto al modello precedente.
Il modello esposto deriva ovviamente da quello stradale. 24 cavalli a disposizione per questa bicilindrica boxer. Questa moto si ispira alla nuova R18. R18 di Officine Bastarde. Si parte da una R18 nuova messa a disposizione dalla casa madre. Il progetto infatti vuole festeggiare i 100 anni della BMW con qualcosa di diverso ed ha lasciato libera fantasia a uno dei maggiori e conosciuti elaboratori italiani. Officine Bastarde appunto è riuscito a creare una moto particolarmente apprezzata dal pubblico. La moto ha già vinto alcuni concorsi. Il costo totale della moto, compresa l'elaborazione, è di 54.000 euro. Royal Enfield presentava a Verona la nuova Shotgun 6.50. Si tratta di una bicilindrica dalle linee classiche ed un robusto motore fronte marcia in stile inglese. Royal Enfield sta riscuotendo un buon successo con i suoi modelli, sia per le linee che ricordano il passato, sia per i prezzi contenuti di vendita. La nuova Shotgun costa infatti 7.000 euro. Al suo fianco due esemplari personificati. SUM, anno positivo per la casa di Varese, che ha proposto diversi nuovi modelli. Molto apprezzato lo Stormbreaker, una custom 1200 cilindrata curata in tutti i più piccoli particolari, una bicilindrica V di grossa cilindrata che non ha nulla da invidiare a marchi più conosciuti, ad un costo nettamente inferiore. Si parla infatti di meno di 10.000 euro. Rinnovate anche la Gran Milano con una nuova livrea e la Naked apprezzata dai sedicenni con il modello 125 ma anche dagli adulti con un 400 cm cubi bicilindrico. A presto anche una 600 di potenza interessante per gli sportivi delle due ruote. Proposto anche un Sidecar. Sim, i produttori taiwanesi di scooter puntano su dei modelli sportivi crossover con manubrio largo e sella piuttosto alta da terra. Ultimo lato l'X-ADV dispone di un motore monocilindrico 300 cm cubi, 4 valvole raffreddate al liquido con 37 cavalli a 7000 giri. I pneumatici sono del tipo tuttoterreno, 15 pollici anteriori e 14 il posteriore. Esposto anche il Mamba 160 super sportiva ed adatto ai giovani che pretendono prestazioni superiori al proprio scooter. Al fianco del Mamba il Symphony, scooter ideale per la città. A chiudere la MaxSim 500 TL con motore bicilindrico raffreddato al liquido, 33,5 kW di potenza, forcella a steli rovesciati, ruota da 15 anteriori e 14 il posteriore. Talaria, produttrice di moto elettriche, propone vari mezzi con varie potenze, con diverse percorrenze, fino ad arrivare a un massimo di 45 km. Mezzo ideale per chi ama la montagna e per chi vuole fare del sano fuoristrada, visto che le moto praticamente non inquinano. E per la neve, per chi ama la neve, ovviamente c'è a disposizione anche un cingolo che può essere montato in 2 ore su uno dei qualsiasi mezzi Talaria. Il costo del cingolo è di 3.500 euro, che vanno aggiunte ovviamente al prezzo della moto, che va dai 3.500 ai 5.500 euro. E adesso parliamo di chi, durante la pandemia, rimanendo chiuso a casa, si è dato da fare e ha costruito interamente una moto. Si tratta del geometra Albieri, che appunto non sapendo che cosa fare si è costruito una moto dal telaio al motore, pezzo per pezzo, una moto da corsa 125 bicilindrica. Tutti i pezzi sono stati disegnati da lui, compreso il telaio, e soltanto le forcelle e alcune altre parti sono state acquistate. La moto è stata poi provata e, a quanto mi dicono, va anche molto molto bene. E allora questo qua, giusto, abbiamo finito, ringraziamo Giorgio Bungaro che era inviato per tutto Motori Web, per TV Play, al Motorbike Expo di Verona. C'era anche Giovanni Messi, no? La scorsa settimana abbiamo sentito anche delle interviste che ha raccolto lui. Siamo arrivati ai titoli di coda, ci sono arrivati dei messaggi, alcuni molto interessanti. Stegrava dice, salutiamo Stegrava anche oggi, la Ferrari nella vela è un sotterfugio per il budget cap. Beh, sarebbe una soluzione interessante, cioè una chiave di lettura interessante. La Ferrari dell'arrivo di Schumacher nel 96 non era in condizioni migliori, visto che non vinceva dal 79, come abbiamo detto. Giustamente Teo 1984 parlava dei piloti dell'epoca, Prost, Mansell, Hill, ovviamente Senna, finché abbiamo potuto averlo a disposizione, cioè questi piloti con cui si è formato Schumacher e che poi ha avuto anche, insomma, sulla sua strada Jacques Villeneuve, insomma, nomi importanti, ma aggiungerei lo stesso Mika Häkkinen, insomma, un pilota spesso sottovalutato quando si parla dell'Olimpo dei più grandi di questo sport. Ma Häkkinen era veramente un grandissimo pilota e non solo per i numeri. Tra l'altro Teo 1984 ci racconta anche questo aneddoto: mi comprai a Natale il folder a forma di musetto della Formula 1 del 96
con la scheda a tiratura limitata ovviamente di Michael Schumacher, sì, perché all'epoca le schede telefoniche erano estremamente personalizzate. Siamo io in chiusura. Io c'avevo quella della presentazione Ferrari del 98. Bene. Senti, a proposito di presentazioni, questo fine settimana primi test MotoGP a Sepang, giusto? Quindi finalmente dopo tante parole, dopo tanti video, dopo tante Ducati, Salvo, in chiusura, prima di salutarti, ci concedi e congedi con un micro editoriale sulla MotoGP che ufficialmente inizia a prendere il tempo, verrebbe da dire, questo fine settimana, seppur in maniera amichevole nei test. Che cosa ti aspetti? No, cosa ci dobbiamo aspettare? Sicuramente sarà un campionato super interessante, parte con delle premesse assolutamente emozionanti. C'è questa sfida già in no, che già ci scalda un po' tra Bagnaia ed evidentemente Marc Marquez. Siamo tutti quanti che aspettiamo lui per capire se sarà in grado di competere con Bagnaia. Io penso che comunque Bagnaia sarà assolutamente l'uomo da battere, non soltanto perché ha vinto gli ultimi due mondiali, ma perché comunque con la moto aggiornata credo che sarà lui a comandare i giochi. Però insomma questa MotoGP, soprattutto l'anno scorso, quest'anno sarà diciamo una replica di quello che abbiamo visto l'anno scorso con il doppio delle gare, no? La sprint al sabato, certo. Domenica la gara lunga implica che ci raddoppiano le occasioni di eventuali infortuni, problemi eccetera, quindi sarà appunto comunque una lotteria, sarà bellissima da seguire sicuramente. Salvo, grazie davvero, grazie a Salvo Sardina che ci ha tenuto compagnia questa settimana. Salvo, ti riaspettiamo quando vorrai, quando insomma volete. Porte apertissime ovviamente per colleghi con la tua competenza qui nella nostra diretta motori del lunedì dalle 14 alle 15 su TV Play. Grazie naturalmente anche ad Antonio Russo, Davide Russo. Ci ritroviamo settimana prossima, come detto, su TV Play per parlare di motori, per commentare i primi test ufficiali della MotoGP, per capire se sarà ancora Bagnaia contro tutti, sicuramente sarà la Ducati la moto da battere, per, dimmi Antonio. Sarà anche la settimana di Sanremo e noi con TV Play saremo presenti a Sanremo. Sì, saremo presenti a Sanremo. A noi saremo presenti. Sarò pure io. Ah, ci sarà anche Antonio. Beh, però lunedì comunque è confermato, perché saremo inizia martedì, giusto? Sì, martedì. Ok, quindi saremo inizia martedì, quindi lunedì nel frattempo saremo qui dalle 14 alle 15. Hyundai main sponsor di Sanremo, quindi c'è anche i motori ci sono anche lì. Ah, è vero, certo, ma ci sono anche altre case insomma che sponsorizzano il festival, quindi insomma grazie anche per questa pillola conclusiva. Noi ci vediamo lunedì prossimo. Linea ad Attilio Malena, giusto? Sì. Se non ho letto male, calcio come al solito. Grazie Davide, grazie Antonio, grazie anche Salvo, ci vediamo lunedì prossimo. Buon lavoro.